E prima di inoltrarci in quelli che saranno gli argomenti proposti con un ulteriore ospite in questa mattinata densa di significato, ci soffermiamo per un attimo sull'attualità e torniamo spesso sui temi che riguardano purtroppo le truffe ad anziani. Sono diverse le situazioni in cui ci si può incorrere. Una di queste classiche è la cosiddetta truffa del finto nipote malato. Ecco, sottolineiamo che si tratta di situazioni che purtroppo nella quotidianità sono presenti ed evidenti. È stato deferito in stato di libertà dalla polizia un trentenne residente all'estero. La vittima è una signora anziana ultranovantenne residente in centro a Lodi. Aveva denunciato l'accaduto qualche mese fa, raccontando ai poliziotti di aver ricevuto una telefonata sulla propria utenza fissa di casa da parte di una donna presentatasi come sua nipote, la quale asseriva di essere gravemente malata e ricoverata in ospedale. L'interlocutore, incalzando la conversazione, sosteneva di aver bisogno di denaro per ingenti cure mediche, aggiungendo che un incaricato dell'ospedale sarebbe passato per la riscossione. Nel giro di qualche minuto, il truffatore, giunto sotto casa, si faceva consegnare la somma di 550 euro, ori e monili. Dunque, sempre grande attenzione, soprattutto nei confronti di chi cerca di carpire la benevolenza di persone anziane richiedendo soldi. Al minimo sospetto, mi rivolgo direttamente alle persone che magari ci seguono e sono nelle stesse condizioni, ecco, bloccate tutto, non vi fidate di chi chiede soldi, seppur presentandosi come un vostro familiare, un vostro stretto congiunto. La prudenza non è mai troppa, insomma. Grazie Nicola. Allora, diamo il benvenuto alla nostra prossima ospite. Quando, ecco, la vita consacrata si unisce alla missione, quindi preghiera, contemplazione, ma anche azione. Suor Carla Venditti, delle Suore Apostole del Sacro Cuore di Gesù. Buongiorno, Suor Carla, e benvenuta. Buongiorno. Buongiorno a voi e grazie. La sua missione è salvare giovani vite dal racket della prostituzione. La sua e quella delle sue consorelle è davvero una missione speciale a servizio di queste giovani vite schiavizzate e sfruttate. Allora, ci racconti come portate avanti questa missione e che cosa fate per queste giovani ragazze? Allora, noi portiamo avanti questa missione da ormai 7 anni. E in questi 7 anni sono successe tante cose molto belle, abbiamo fatto esperienze molto forti. E come cosa facciamo? Noi cerchiamo di avvicinare queste ragazze con modalità diverse, poi a seconda di come ci rendiamo conto che la situazione è. E dopodiché, dopo che si è instaurato un rapporto di fiducia, diciamo, perché comunque loro devono fidarsi di noi perché non ci conoscono. Sono loro stessi a chiedere aiuto, a dirci possiamo venire con te. Quindi lo step successivo è quello di portarle in casa. Quindi noi abbiamo una piccola comunità che si occupa proprio di, cioè noi siamo come una famiglia per loro, abbiamo deciso di essere questo, per cui entrano in casa con un clima assolutamente familiare e poi ci crescono dentro, perché non è sempre semplice. Diciamo, l'idea di creare una famiglia è bella, però non è semplice poi per chi sta all'interno della famiglia sentirsi amato, perché una persona che non è stata amata così magari come dovrebbe, fa fatica poi ad accettare l'amore, però piano piano con la pazienza, con l'essere noi stesse per prime madri per loro, cerchiamo di accompagnarle in un percorso che veramente poi cambia le persone. C'è una canzone di Nuovi Orizzonti che dice abbiamo visto vite cambiare ed è così, noi veramente abbiamo visto vite cambiare. È chiaro che una persona cambia solo se lo vuole. E quindi questa è la cosa principale, il primo passo che noi chiediamo a chiunque si avvicini a noi. Se tu vuoi, possiamo insieme cambiare la vita, perché Dio è presente nella vita di tutti noi. Dio voi giustamente dite, voi aiutate le ragazze, le salvate. Noi non salviamo, noi diamo una mano e accompagniamo, perché poi chi salva dentro è Dio.
Ecco, Sor Carla, noi stiamo in questa giornata riflettendo molto su ciò che i consacrati fanno nella società e quello che realizzate attraverso questa opera è sicuramente un tema molto delicato e importante. Davvero capiamo quanto possa essere difficile operare in determinate situazioni, ma voi lo fate con lo spirito, ecco, guidato da quella che poi è la vostra vita consacrata, nello specifico dei vostri ordini, delle vostre congregazioni religiose. Ma nel suo caso, ecco, e torniamo a quello che è un po' la domanda che stiamo facendo a tutti gli ospiti questa mattina, il suo colpo di fulmine, tra virgolette, ecco, il suo incontro con la fede, come è avvenuto? Allora, l'incontro con la fede, diciamo che io sono nata e cresciuta in una famiglia cattolica, cristiana, quindi, però non praticante. Il mio colpo di fulmine è avvenuto veramente per caso. Quando stavo facendo una ricerca su una santa, ma è stato proprio un caso, la scuola mi richiedeva questo e quel giorno pensai, ma devo cercare questo libro, sicuramente la biblioteca delle suore ce l'avrà e quindi io non frequentavo tanto ancora le suore. E come sono arrivata nel mio cuore, e questo non si può dimenticare, è come l'incontro con chi poi sarà il tuo futuro marito, non si dimenticano mai queste cose, sono entrata in questa scuola e dentro di me ho sentito proprio questa forte sensazione. Chi ha detto che per te c'è la vita matrimoniale e non può esserci qualcosa di diverso? E da lì è nato tutto perché io sono rimasta molto scossa da questa cosa che io ho sentito e ho voluto approfondire. Quindi poi con un cammino, un bellissimo cammino fatto anche di tanta, tanta fatica, ho realizzato veramente il mio sogno. Quindi ho sentito che questa era la vita che Dio voleva per me. E sinceramente tutt'oggi, anche stamattina che noi abbiamo celebrato la messa e quindi c'è stato il ricordo anche per tutte le religiose, io ho detto, mamma mia, io non potevo non scegliere questa vita, cioè non dire sì a Gesù, perché io sento di essere pienamente me stessa qui, nella vita che Dio mi sta chiedendo di fare. Non è una vita semplice, non è una vita banale, è una vita piena, quindi con la fatica del cammino di ogni giorno, però è una vita veramente bella. C'è anche un insegnante di catechismo e l'Azione Cattolica coinvolti in Eh tutto sì, questo. io ho abbreviato di molto la cosa, ma io praticamente dal nulla sono arrivata grazie a questa suora che io ricordavo, ero piccolina quando ho fatto la prima comunione, quindi l'ho rivista da grande e lei ha segnato il mio cammino, si chiama Suor Eliana. E lei ha segnato il mio cammino perché io vedevo in questa persona una persona realizzata, vedevo la gioia negli occhi di questa suora. E quindi quando io ho sentito questa chiamata ho detto, beh, allora lo posso fare perché ecco, ci sono persone felici. E l'Azione Cattolica, anche se per brevissimo tempo, è stata il trampolino di lancio perché sono entrata nel gruppo. Ho vissuto le cose belle, le realtà belle che questi ragazzi, tutti questi ragazzi vivevano. E poi, ecco, poi dopo 2 anni io sono entrata in convento perché avevo sentito che quello era il tempo che Dio aveva scelto per me. Suor Carla, lei ha realizzato un piccolo libro che si intitola Il Narciso Ribelle, scritto e illustrato da lei stessa proprio anche per finanziare la casa di accoglienza Oasi Madre Clelia, grazie alla quale aiutate, ecco, non utilizzo più il termine salvate, aiutate e accompagnate queste ragazze. Sì. Allora, l'ultimo libro in realtà è la storia proprio delle giovani che vivono con noi, Il prezzo della mia pelle. Però Il Narciso Ribelle è stato un libro che ho pensato perché ho nel cuore i giovani e adesso la gente in generale, dico adesso perché prima sembrava che alcune problematiche toccassero solamente il mondo giovanile, però adesso mi rendo conto che si è un po' allargata la macchia. Quindi la storia del Narciso nasce dalla
dalla consapevolezza, parlando con le persone, che probabilmente noi oggi facciamo fatica per crescere, facciamo fatica a fare fatica, cioè non ci rendiamo conto che una crescita matura, vera, avviene solo dopo un cammino fatto anche di fatica. E il Narciso Ribelle è proprio questo, questo fiore che voleva saltare i passaggi obbligati di una crescita, e quindi strada facendo si rende conto, con tutte le cadute, le problematiche che incontra, si rende conto che invece è solo affrontando la quotidianità con quella determinazione e quella forza di cui abbiamo bisogno per cambiare veramente, allora si diventa veramente se stessi, perché oggi facciamo fatica anche a capire chi siamo. Come, Suor Carla, allora accogliete queste persone in difficoltà, soprattutto ragazze e giovani che appunto si rivolgono all'Oasi Madre Clelia nel nome di, questo grande esempio di spiritualità legatissimo anche a noi come realtà di Padre Pio? Sì. Sì, noi, ecco, come dicevo all'inizio, le accogliamo con... Noi non abbiamo figure di riferimento, quindi non abbiamo psicologi, non abbiamo assistenti sociali, perché abbiamo deciso dall'inizio di aiutare queste giovani a ritrovare l'amore. E l'amore si ritrova solamente dandolo, dando amore con tanta pazienza, con determinazione, con quella forza materna che forse sicuramente noi a casa abbiamo ricevuto e possiamo restituire. Ci tengo a dire che noi non percepiamo nulla dallo Stato, abbiamo deciso di fidarci della provvidenza, e vi posso assicurare che fino ad oggi non siamo mai state deluse. La provvidenza per noi, come avete detto voi, io scrivo dei libri, facciamo dei mercatini, quindi cerchiamo di realizzare delle cose per poi, comunque è una provvidenza attiva, ok? Quindi e poi soprattutto la nostra missione si basa sulla preghiera, sulla parola e sull'Eucaristia, perché lì è nato tutto, davanti a Gesù, e davanti a Gesù deve continuare la nostra missione. Non c'è nulla che noi facciamo senza aver prima fatto un discernimento, oppure ecco, esserci confrontati con la parola. E la cosa importante che adesso vedi, perché poi lo spirito soffia dove vuole, no? E come vuole. Quindi in questo momento c'è un momento di forse di cambiamento anche rispetto alla tratta. Quindi noi vediamo che il Signore ci sta chiedendo anche di avvicinare altre realtà, quali le giovani vittime di violenza familiare. Abbiamo accolto una mamma con due bambini fino a qualche mese fa, e anche la realtà dei trans, che è un'altra realtà molto forte, che non abbiamo cercato, è la realtà che ha cercato noi. E quindi facciamo anche molti incontri di notte con loro, e si creano dei legami particolari, legami fatti di affetto, legami fatti di stima, perché loro a volte ci dicono: che bello che siete qui, stasera facciamo forse un altro discorso rispetto ai discorsi soliti che dobbiamo affrontare. Certo. Ecco, quindi noi siamo aperte all'azione dello Spirito, vediamo che cosa ci chiede il Signore, noi ci siamo. Che meraviglia, Suor Carla, grazie per questa meravigliosa testimonianza, grazie per quello che fate, un saluto e un augurio in questa giornata dedicata alla vita consacrata a lei e a tutte le sue consorelle. Con un messaggio, un saluto in particolare a Suor Lucia Soccio, che abbiamo avuto modo di incontrare a San Giovanni Rotondo, a caso sollievo della sofferenza. Sì. Grazie. Sì. È lei che mi accompagna, accompagna in ogni situazione, quindi siamo insieme a lavorare. Una bellissima squadra. grazie Suor Carla. A presto e buon lavoro. A presto. Grazie. Buon lavoro a voi. Grazie. Grazie. Allora, Nicola, se non ci sono ultime notizie, possiamo... No, per il momento niente di rilevante. Facciamo una breve pausa e poi addirittura d'arrivo abbiamo ancora tante cose di cui parlare e un altro ospite.